Io dovrei fare le conclusioni, cosa che sento, ma prima di questo volevo chiedervi se avete qualche domanda, qualche riflessione su quello che avete ascoltato. Altrimenti dico un paio di cose. Una sul, diciamo, sull'istituto e questa Ferrara e questo Salone, e una sull'istituto più in generale, naturalmente prendendo lo spunto da quello che avete ascoltato. Quello su Ferrara potrei trasformarlo in una domanda: continuiamo l'esperienza di conservare un liceo? O riteniamo che sia conclusa? Immaginate che bella discussione verrebbe qui, no? Cioè, conservazione è un'altra cosa. Digitale è riproduzione. La conservazione digitale riproduzione, perché la conservazione è la conservazione degli originali. Si conserva solo la materia, il digitale non ha originale, perché quello che si riproduce è identico a quello che c'è prima. Quando facciamo come. Quindi questo è il discorso, di che stiamo a parlare? Ritorno alle discussioni del 2002. Sì, no, ma certo, sono osservazioni sensate anche per chi si è occupato di tecnologie per molti. Ma il discorso è questo, il discorso è della materia, capite? Il discorso è della materia. La materia di per sé è fragile, la materia, che non è un discorso che riguarda il digitale. Digitale non è materia, perché non si conservano i dischetti, si conservano i bit. Perché questa società vive di piccoli e parla attraverso i bit. Sì, come facciamo questa? Questa è la domanda. Poi sono d'accordo con te, non c'è un intervento originale dell'informatica, cioè la copia è uguale all'originale. Però dico, come conserviamo la nostra memoria? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Quindi io ho fatto degli esempi e si vede che ci stanno lavorando sopra pesantemente, insomma ci stanno anche investendo. Pensate per esempio agli archivi giuridici, dei tribunali, eccetera, in questo campo.
Vabbè, se vediamo quegli italiani, ci basterebbe avere già sulla carta, qualcosa. Ma comunque c'è un grande investimento in questo campo e dico, anche se diciamo, si può anche essere d'accordo con quello che dici tu, diciamo, l'interpretazione ortodossa di conservare, però qui dobbiamo conservare i bit, poi sono carta, sono bit, ma dobbiamo conservare qualche cosa. Allora, la faccenda è questa, a parte che io trovo che sia... Sì, naturalmente con Maurizio, discutiamo di questo argomento della lunga per sempre, però ci conosciamo praticamente. Però la faccenda è, tu Tommaso prima hai detto che si conservavano i documenti, è stato facile conservare i documenti che erano pochi, in realtà no, è che gli archivisti selezionano, questo è il problema. Basta selezionare, io non credo perché voi tutti sicuramente avete letto questa, quella uscita dell'evangelista di Google che ha detto, quello di Google, non stiamo parlando di Policarpo ufficiale di scrittura, che ha detto volete conservare le vostre fotografie? Stampatele su carta, se no non vi ma no, ma stampatele su carta, abbiamo la carta del 200. Sì, qual è il problema? No, il problema c'è, perché la comunicazione digitale è diversa dalla comunicazione. Ma sì, sì. Pensate per esempio al dibattito che si svolge su Facebook o su Twitter, sui social network, eccetera, è un altro modo di interagire, cioè non è che tu. Cioè, puoi conservare le fotografie, però queste altre cose come fare? Se intervengo un momento. Sì, no, vedete che quindi noi stiamo costruendo anche il secondo buttare. Allora, quando si parla di tutto questo, che va benissimo questa discussione, però forse ci dimentichiamo che la conservazione digitale è già in atto. E la fanno dei grandi players, pochi players a livello internazionale, che conservano non quello che vogliamo noi, ma quello che vogliono loro. Quindi, voglio dire, noi ci dobbiamo assolutamente entrare in questo mondo, se no siamo sempre nel rapporto con la contemporaneità, no? Che è molto fondamentale. Le tecniche ci sono, a me non interessa francamente, Carlo, questo lo sai, se ma neanche a me. Se i bit sono materia oppure no, forse un fisico quantistico ci potrebbe dare qualche risposta su questo, ma sarebbe una discussione sterile. Il problema è che la comunicazione oggi produce delle sequenze di bit che combinate in un certo modo noi chiamiamo comunque per intenderci degli oggetti digitali. Gli oggetti digitali veicolano delle informazioni culturali e questo è un dato di fatto. Cosa ne facciamo di queste cose? Ma ripeto, il problema è che c'è chi se ne sta già occupando probabilmente molto meglio di noi con il criterio di mercato e noi rischiamo di essere fuori completamente Maurizio, il discorso è politico, perché è certo evidente che ci sta, che la classe dominante conserva i suoi documenti, quelli che interessano la classe dominante. È successo sempre così nella storia e quindi anche adesso succede nella storia, solo che non siamo noi la classe dominante, sono Google e quelli che vuoi, insomma, chi ne so, Microsoft, che prendono i libri delle biblioteche nazionali centrali italiane e con i TIR li portano a Pomezia, digitalizzano quello che vogliono loro, quello che loro ritengono, e poi li riportano in biblioteca nazionale. E questa è passiva. È una ragione in più. C'hai la forza. Anche perché io io appunto continuo a dire che siccome ormai la letteratura sulla conservazione digitale data perlomeno dal 1996, da quando cominciò a occuparsene
ossia il SIC, allora si cioè chiamava così. C'è una letteratura sterminata, le tecnologie ci sono, quindi non è un problema tecnologico, perché si può fare, il problema è politico e di organizzazione. Allora, in Italia oggi c'è bisogno di una infrastruttura di livello nazionale, come quello di cui parlavamo quando parlavamo di cioè servizi nazionali, pubblica, che può avere anche un sostegno privato, questo qui è tutto un altro discorso, che ci consenta di affrontare questi temi per non essere tagliati completamente fuori da questi orizzonti, cosa che è possibile, ma forse è meglio evitare. Ecco, se vogliamo veramente, diciamo, non è il caso di analizzare la questione in profondità, ma dobbiamo distinguere un po' la conservazione digitale, come anche nella conservazione analogica. Una cosa è conservare i libri digitali di una biblioteca, no? Non i libri nativi digitali, intendo, no? Il libro, il ebook. E allora qui c'è un problema, diciamo, di contrattazione con il detentore dei diritti, con l'editore. Cioè, tu non puoi conservare una rivista dell'Università di Forlì che nel contratto di acquisizione, contratto di uso di questa risorsa, non ci sia anche la clausola di conservazione, cioè tu puoi conservare questa rivista. E questa è una storia. È molto più semplice conservare una rivista elettronica pubblicata che un archivio personale, che l'archivio personale è fatto di mail, di testi, è fatto anche di pubblicazioni, anche di libri, perché gli scrittori hanno la biblioteca e hanno cartaceo, quindi è una cosa molto complessa. Io ho voluto citare l'esempio di Raggi per dire questo, un esempio di dove si sono impegnati a fare una cosa del genere, e che è stata una cosa parecchio onerosa, non è così semplice secondo me. Chiaramente la tecnologia ci aiuta, perché andando più avanti si troveranno, io ho citato l'esempio di Stanford, che sembra che stia trovando una soluzione per leggere qualsiasi tipo di supporto, speriamo, forse andando avanti qualche cosa, però più aspettiamo e più perdiamo informazioni. Quello che dicevo, il buco nero che dicono gli inglesi, è che noi stiamo perdendo informazioni negli anni 90 e nel 2000, perché non abbiamo approntato procedure di questo genere. E gli scritti, i file degli scrittori, degli artisti, eccetera, stanno lì e vanno in obsolescenza. Magari muoiono scrittori e poi non si sa neanche come recuperarli. Invece qui ci vuole un approccio ex ante, quello che dicevo. Perciò sarebbe, invece, non è una cosa così semplice, soprattutto per quanto riguarda gli archivi personali. Allora, giusto allora, noi abbiamo già il programma del prossimo anno, quindi questi sono temi che meritano, non è un caso che... Diciamo, a modo di conclusione, quindi questa è la prima cosa, l'Istituto e Ferrara, l'Istituto naturalmente, da quello che avete udito, le idee, non so, la conservazione come pubblico servizio, il restauro come fase, come dire, estrema, un percorso di conservazione, queste cose le hanno il DNA, perché il ricordato seminario di fine anni 70, oltre la carta, oltre il testo, oltre il testo che potete leggere, 80, queste cose sono un po' la cifra del 25 in questo settore. Noi continuiamo in questa opera, anche se non è facile, continuiamo a investirci, continueremo ad investirci, ad investire in questo ambito, ma Crocetti, quindi i discorsi che avete ascoltato, in tutti la mostra che abbiamo fatto, che riproduce alcuni nello stand dell'IBC, che riproduce alcuni degli interventi più belli, più importanti fatti, vedete che attraversa tutti i materiali. E questa era una caratteristica dell'Istituto che dovremo affrontare, perché ovviamente tante colleghe stanno andando in pensione, ad esempio il settore tessuti, come potete vedere, ci saranno
paghi di pensionamenti, quindi entro il 2020, come dire, una generazione, e purtroppo non solo nell'istituto, ma questo è una devastazione che in tutte le organizzazioni pubbliche non c'è stato per tempo in carne. Quindi noi dovremo affrontare questi problemi, ma avendo chiare così come un altro concetto molto chiaro di noi è conoscere per conservare o per preservare. Fanno parte della storia di questo istituto e direi non c'è discussione, anzi io per quello che potrò, insomma, questo è l'istituto in questo anno. A Crocetti disegna anche ed evoca, ricorda concetti, politiche molto più ampi. Ricordavo prima la tradizione culturale del Novecento. Per me è uno degli scritti più belli e siccome ho avuto la fortuna di ascoltarlo, c'era anche Tommaso, Venezia, i seminari binari, e quando lo dico, lo ascoltavo era veramente trascinante, perché e dice delle cose molto importanti anche oggi, attenzione. Uno, che il nostro mestiere, ma dietro le nostre cose c'è la cultura, ci deve essere la cultura, che in questo paese la cultura non è monolitica, è policentrica. Lui citava Dionisotti, citava le culture. Quindi il fatto che di cultura se ne occupa una trama, se ne occupano anche le regioni, diciamo, una trama istituzionale, non è e non deve essere un fatto burocratico, deve, come dire, essere l'espressione di un autentico policentrismo. Questa situazione quindi non può essere gestita con politiche burocratiche, o con la burocrazia ministeriale, lui diceva, attenzione. La cosa è, non può essere quindi politiche unidimensionali, non so come dire. Tradotto in termini più, come dire, di un'altra disciplina che è la scienza delle politiche pubbliche, potremmo dire va tradotta in politiche pubbliche, dove il concetto è della lingua inglese che è più ricca, non vuol dire politiche statali o anche solo politiche regionali, ma sono azioni che coinvolgono la collettività per risolvere un problema ritenuto di interesse collettivo, quindi una politica nazionale per il pubblico, per il digitale, per la conservazione, sono per loro natura politiche che hanno la base una cultura e hanno alla base la soluzione, le comunità sono plurali perché naturalmente attraversano tutti coloro che sono interessati a risolvere quel problema, i privati. Questi concetti si sono persi ultimamente, solo di recente, ad esempio nel campo dei musei, che è un'altra attività naturalmente che mi vicina anche del mio servizio, in particolare, è un decreto discusso con le regioni in conferenza unificata, ha sancito la nascita del sistema museale nazionale. Però se seguiamo la lezione di Crocetti, queste cose non nascono né per decreto né per legge, e direi di più, se si legge anche la letteratura, diciamo, specializzata in pubblica amministrazione, le riforme fatte per decreto, perché dietro devono avere, come dire, il coinvolgimento degli istituti, il coinvolgimento di chi lavora in questi istituti e le comunità che ci credono. Naturalmente l'idea di un sistema museale è parte stessa di una politica pubblica, deve essere, come dire, per chi è in quel settore, no, un sogno comune, una cosa da realizzare, ma l'approccio non può essere in prima battuta quello delle. Questo Crocetti lo ha sempre difeso,
Ed è stato questo, ad esempio, anche nel SBN, il suo approccio. Io e lui ci davamo del lei, perché lui era della generazione di mio padre, diciamo. Mio padre era nato nel 30, lui nel 29. Ma lui, io vedevo, ogni volta che mi sentiva parlare di SBN, veniva da me e dandoci del lei mi incoraggiava queste cose, perché i concetti erano questi. La tecnologia come strumento, eccetera, la cultura, quindi il coinvolgimento, di, le dinamiche, come dire, della professione dei territori prima di quelli della burocrazia. E anche negli ultimi giorni della sua vita, che Laura ha ricordato, io ci sono andato una settimana prima che morisse, aveva i gatti, aveva le Chesterfield, che forse lo hanno condannato, ma continuava a fumare, aveva gli stessi occhi che vedete con quella grande ironia, aveva le ACR2 perché è bibliotecario, cioè il codice anglo-americano di catalogazione, aveva alcuni atti dei congressi lì. E in quella, quelle due ore in cui sono stato lì, ho avuto appunto la conferma delle cose che vi sto dicendo, che per me è anche un impegno, come dire, civile. Quindi la migliore conclusione, secondo me, è, come dire, dire Luigi, per noi sei ancora qui, che la terra ti sia lieta. Grazie a tutti.